In diretta su Radio Time, su Time TV, sul canale 91 del Digitale Terrestre, in un spazio dedicato ancora una volta agli artisti. Oggi sono molto contento di ospitare un artista che ha in questi ultimi anni lasciato il segno, devo dire in ottima, in buona fede, ma adesso capirete perché, e ha lasciato il segno musicalmente parlando, ancora di più lo sta facendo adesso con il suo esordio da solista. Ecco noi Federico Rossi. Ciao Federico. Ciao ragazzi. Ciao. Buongiorno, ciao a tutti. Bene, come stai? Molto bene, alla grande, un bel periodo, sono carico, sto sperimentando tante cose, sto bene, quindi. Beh, questo mi sento di dire che in questo periodo stare bene in questo periodo è già un grandissimo risultato, quindi va benissimo. Assolutamente, va benissimo. Assolutamente sì, la penso uguale. Allora, dicevo prima che hai lasciato il segno in perfetta buona fede, perché giocavo col nome, insomma, Fede di Benji e Fede, un duo che è diventato un'icona. Cioè, voi avete la consapevolezza, tu e Benji, di essere diventati in pochissimo tempo degli autentici idoli, soprattutto per i più giovani, insomma, per le più giovani in realtà. Assolutamente sì, è stato un bel percorso, ci ha fatto crescere tanto, e la cosa più bella è stato che esperienza dopo esperienza il nostro bagaglio di consapevolezza si ampliava e ci faceva crescere anche come persone. E penso che adesso sia un momento in cui verrà messo in pratica magari da tutte e due, da ambo le parti, tutto ciò che comunque abbiamo appreso, e poi adesso stiamo elaborando con una nuova consapevolezza, quindi è stato bello. Senti, io mi sono segnato una data che è praticamente l'inizio della favola in qualche modo, è il 10 dicembre 2010 alle 20.05, poi 20.05 esatto, sarebbe diventato anche il titolo, insomma, di una vostra produzione, che rappresenta un po' l'inizio di tutto, cioè il primo contatto ufficiale, mi pare di capire, tra voi due, che eravate ognuno, insomma, nel mondo dei social, dei YouTube in particolar modo, molto attivi. Come è nato il contatto, che ha preso l'iniziativa, e come è nata poi l'idea di formare il duo? Beh, insomma, l'iniziativa è nata da me, e, avendo visto che poteva esserci una compatibilità questa persona che comunque non conoscevo, e insomma era comunque popolare in città, no, tra i ragazzi della nostra età, e quindi decisi di scrivergli. Anche se perché eravate nella stessa zona, diciamo, quindi era strano, sì, quasi che non mi conosceste, sì, personalmente. Sì. Cioè, sì, sì, ma perché io, insomma, ero un po' estraneo al mondo della, tra virgolette, movida, okay, modenese, okay. No? Ok, ok. Ero sempre un po' per i fatti miei, avevo una compagnia che comunque faceva altre cose, e quindi, insomma, scrivergli era l'unico modo per poter iniziare questa visione che avevo avuto, che insieme a lui avrei potuto, insomma, mettere in piedi. Ok, senti, da quel momento, vabbè, tu lo contatti, decidete di mettere in su un sodalizio artistico, anche se poi passa un po' di tempo, il primo, credo, vero momento importante, da lì spiccate il volo in maniera impressionante, 2015, insomma, qualche tempo dopo. È stato quell'anno, sì, abbiamo fatto, siamo usciti con un pezzo d'estate, e da lì abbiamo rotto le acque. Sai che me lo ricordo, era, credo, il Coca-Cola Summer Festival, qualcosa del genere? E poi sì, da lì è scoppiato un po' di ferio, il fenomeno Benji e Fede. Immaginavate di poter avere una notorietà così forte in poco tempo? Ma allora sarei un po'. Sarei bugiardo se ti rispondessi di no. Cioè, la sensazione ce l'avevo proprio quando, il giorno in cui gli ho scritto, che si potesse fare grandi cose insieme. E tutto poi era in mano all'energia e alla dedizione che ci avremmo messo. Qual è la formula vincente? Cioè l'elemento che secondo te, dal tuo punto di vista, è risultato poi quello fondamentale per diventare un duo da record, perché avete inanellato una serie di numeri veramente impressionanti. Qual è la chiave di volta? Avrete fatto un'analisi? Dice, secondo me ha funzionato più che altro questo elemento qua o quest'altro, eccetera. Secondo me l'empatia che comunque sviluppavamo una volta che comunicavamo con le persone, e eravamo un po', secondo me, dei traghettatori di sogni, no? Come dire, il nostro ideale poteva essere vietato smettere di sognare per cercare comunque di arrivare in situazioni e sviluppare la propria persona in
come davvero si sogna e spesso si pensa di non poter mettere in pratica, e le persone forse hanno insomma, gli è arrivato questo e ci hanno seguiti. L'equilibrio tra due persone, che poi è difficile anche tra marito e moglie, tra fidanzati, tra artisti, non so se è ancora più difficile o meno, però nel vostro caso è stato complicato trovare un punto di equilibrio o è stato tutto molto naturale? No, naturale assolutamente, anche perché poi, cioè, 10 anni sullo stesso binario sarebbe stato difficile altrimenti, certo. Se uno avesse pensato proprio strategicamente a come fare a farci stare in piedi, no, certo. Era una cosa molto naturale. Certo, certo. Senti, nel 2020 poi a un certo punto arriva questa bomba, immagino che i fans, tantissimi, l'abbiano vissuta con un po' di sofferenza, no? Decidete di sciogliere questo suo delizio artistico e di intraprendere delle strade ognuno da solista. Amarezza, come dire, consapevolezza, qual era l'elemento emotivo predominante? Che ci sono cose nella vita che penso sia necessario far succedere e che fosse arrivato comunque il momento di chiudere una parentesi per aprirne un'altra in maniera proprio molto fatalista, molto... Era il momento giusto, insomma. Esatto. Okay, sì, okay. Sì, sì. Poi l'avete scritto il libro, questo mi sono perso questo passaggio, l'avete scritto un libro, avete detto che avreste poi spiegato tutto in un libro, poi è arrivata la pandemia, non ho perso un po' il percorso. Sì, 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 no, in questo libro comunque, dato che è successo mentre stavamo scrivendo il libro, è successo che abbiamo dedicato un capitolo un po' anche a spiegare un pochino più in maniera intima quello che potevamo provare prima di compiere questa scelta. Certo. Senti, a un certo punto quindi strade separate, tu intraprendi la strada solista, diventi diventa Federico Rossi. C'è anche un orgoglio di identità in una scelta come questa, cioè credo che poi la consapevolezza, no, aumenti di pari passo con le responsabilità e di pari passo anche con le gratificazioni, immagino. Hai detto già tutto tu, non può, cioè, posso dire che questa è una giusta lettura, cioè più responsabilità sicuramente, però maggior consapevolezza per poterle sostenere e maggior gratificazione appunto per gli eventuali traguardi e tutto ciò che ne consegue. Senti, tu che sei abituato anche dai numeri da record, il primo traguardo che è dettato da un numero riguarda il tuo nuovo singolo, primo singolo da solista che si chiama Pesche, 3 milioni di stream in niente, cioè questo è già una ottima partenza, ma più che altro i feedback insomma delle persone mi fanno percepire comunque che il viaggio che mi sono fatto alla fine è stato compreso, dai, non era scontato, anche perché sì, cioè, è stato un po' comunque qualcosa di insomma insolito secondo me, e quindi il fatto che le persone l'abbiano presa, cioè si siano incuriositi a questa cosa e la canzone comunque effettivamente piaccia, è sicuramente una buona partenza. Poi io sono sempre dell'idea che bene, buona partenza, però per me è sempre l'inizio, cioè io ho proprio questa concezione mentale, è proprio una questione, cioè step by step sempre proprio. È bello, bello perché così, hai ragione, credo che sia la chiave giusta. Poi si cambia, no? Certo. Si cambia sempre, quindi bisogna cercare di traslare la propria persona verso ciò che uno desidera fare, quindi è sempre in continua evoluzione tutto. Perché poi ognuno di noi è un po' camaleonte, no? E quindi deve necessariamente adeguarsi ai nuovi corsi. Io ho maggior ragione. Tu hai maggior ragione. Sono molto camaleontico. Ok. Senti, la metafora con le pesche, che è poi una metafora della vita, no? Come è venuta fuori? Ma in realtà io volevo in qualche modo raccontare il fatto che anche una cosa un po' particolare, che uno dice intima, però volevo raccontare il fatto che nelle relazioni sono sempre stato molto schivo, no? Partivo prevenuto, le mie relazioni più lunghe erano state tipo 3 mesi prima della relazione che ho al giorno d'oggi, e quindi volevo comunque parlare di questa cosa, perché non è un caso il fatto che sia così, cioè è proprio perché ho sempre fatto fatica un po' a far trasparire quella parte di me un pochino più profonda, no? E questo è un po' una sorta di liberazione, chiaramente non totale, perché altrimenti no,
sarei già arrivato, però comunque muovere i primi passi verso una consapevolezza, una curiosità anche proprio di relazioni personali che ti portano poi ad aprire anche la mente. Però hai ragione, insomma, non è sempre scontato che uno riesca ad aprirsi totalmente anche in un rapporto sentimentale, come un rapporto di relazione in genere. Insomma, hai perfettamente ragione. Credo che ognuno poi si riveda, no? in una difficoltà simile, chi più chi meno, chiaramente. Sì, chi capisce il messaggio della canzone sì, però molti, cioè, sai, chi la sente la prima volta dice: ah, sì, una canzone sull'ortofrutta. Hai capito? Sì, è un po' quello di altro. Senti, hai fatto un'intervista molto forte, credo, a Verissimo, che ho avuto modo di seguire, parlando anche di te umanamente. E anche quello non è scontato che avvenga, e non è nemmeno facile, credo, mettersi a nudo in quel modo lì. Ti è costato sacrificio o lo hai fatto in maniera catartica e un po' liberatoria? Ma è tutto un susseguirsi di eventi che ti portano ad aprirti in maniera diversa. Cioè, sono arrivato a parlare a quell'intervista in cui proprio non mi... anzi, quasi quasi mi faceva piacere parlare di quella roba, per far vedere che adesso non ho paura di parlarne. Cioè, posso anche parlarne, perché dato tanto è un dato di fatto che sia successo, e agirò di conseguenza poi. Sai qual è la sensazione che ho avuto io da spettatore, analizzando un po' le tue parole? Che il fatto proprio di parlarne in quel contesto, con quella risonanza mediatica lì, è il segno tangibile che quel momento difficile è stato superato brillantemente. Di questo mi fa molto piacere umanamente, prima ancora poi tutto il resto artistico, eccetera. Sei la prima persona che me lo dice in questo modo, quindi capisco che sia arrivato il messaggio. Assolutamente sì. Bella, bella questa cosa. Senti, allora adesso noi ascoltiamo il singolo e vediamo anche il video che ti ritrae immerso nella natura, praticamente vivendo un sogno, che è quello che tutti quanti vorremmo fare. Stai attento alle pesche, perché tu vieni colpito dalla pesca nel video, adesso lo vedranno gli ascoltatori di Time TV anche in Visual Radio. Io avevo una compagna che era allergica alle pesche, le succedevano cose stranissime, quindi le pesche hanno un peso fondamentale nella vita. Esatto. Segnatevelo. Grazie mille a Federico Rossi. Grazie Fede, in bocca al lupo. Grazie per a te. Tutto, un abbraccione. Sei fortissimo, mi ha fatto piacere parlare con te. Il piacere è stato mio, grazie di aver accettato l'invito qui su Radio Time, su Time TV. Federico Rossi, questa è Pesche. Ciao Fede. Ciao, alla prossima. Ciao. Grazie mille.